l'Atletico Gripa che si è imposto con un 6-4 passando il quarto di finale contro i ragazzi della Royal Academy, vanno a sfidare i campioni del PD Porcupine, laureatisi appunto primi classificati nella regular season della Serie B, girone A della Centurion League. Intanto il primo squillo di tromba però è proprio da parte del Gripa, risponde il Porcupine con questo passaggio arretrato, la posizione defilata, l'attaccante tira e trova l'angolino lontano, un diagonale al veleno, quello che porta al provvisorio vantaggio del PD Porcupine. Qualche responsabilità forse per il portiere, ancora PD che gestisce il pallone, questa volta passa per vie centrali, il portiere si distende bene ma non può nulla sul tap-in a rete del numero 4 che trova la porta alle sue spalle, era stato bravissimo a tuffarsi sulla prima conclusione da posizione centrale, non ha potuto nulla sulla respinta a rete dell'altro attaccante. Gripa che poi riparte e mette in difficoltà il portiere avversario che comunque se la cava, il difensore disimpegna in fallo laterale, ancora un ribaltamento di fronte con la conclusione del centrocampista del PD, la palla termina sul fondo, calcio d'angolo per i ragazzi in maglia azzurra, lo stop del capitano, la conclusione verso la rete, la palla che si impenna e poi il gol che sigla il 3-0 in favore del PD Porcupine. Una carambola ha fatto schizzare sul controllo dell'attaccante il pallone in aria, caparbio poi però a continuare a credere nell'azione e a concludere a rete. Gripa che cerca di rendersi pericoloso, il portiere si salva in calcio d'angolo, avanza il numero 4 autore del secondo gol del PD, allarga il pallone verso la destra, portiere a terra, scavetto sotto, palla che colpisce il palo esterno, fraseggio del Gripa che viene interrotto, ribaltamento di fronte, è solo il numero 4, calcia e il portiere si tuffa e disinnesca. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 3-0 in favore dei ragazzi in maglia azzurra che adesso gestiscono il pallone. Bellissima la sventagliata, l'attaccante controlla all'interno dell'area di rigore, va ad accentrarsi, chiude con il mancino, palla che si stampa sul palo interno. Ancora in uno spunto del solito numero 4 del PD. Poi una conclusione potentissima, il portiere ci mette i pugni, palla sulla traversa. Continua a pressare i giocatori del Gripa nella propria area di rigore e arriva adesso la marcatura del 4-0, una conclusione potentissima che va ad infilarsi alla sinistra del portiere, aumenta dunque il divario. Ancora PD, c'è libero il giocatore sulla destra, preferisce mettersi in proprio, lo fa con una conclusione spettacolare, palla sotto all'incrocio dei pali, non vale a nulla il tuffo del portiere, festeggiatissimo da tutti per questo quinto gol l'attaccante del PD. Attenzione, fase di interdizione portata bene a compimento, contropiede per il PD, arriva la ciliegina sulla torta, è un 6-0, un risultato pesantissimo anche e soprattutto in vista della sfida di ritorno da giocare, ma il PD dimostra di essere una delle squadre più in forma della stagione. Pallone sul mancino, ancora una conclusione ed è il gol quando eravamo proprio allo scadere, doppietta del numero 4 del PD Porcupine, finisce dunque così la sfida, il risultato finale vede il 7-0 in favore dei ragazzi del PD Porcupine che dunque potranno andare ad affrontare la sfida di ritorno decisamente con una tranquillità maggiore.